In questa seconda puntata continueremo ad analizzare l'argomento del marcamento. Come tutti gli argomenti finora trattati, anche per questo fondamentale sarà importante allenarlo fin da giovani. Nel settore giovanile proporremo l'insegnamento del marcamento prima in forma analitica, poi attraverso esercitazioni partendo dal semplice per arrivare al complesso. Troveremo poi il consolidamento del marcamento in situazioni di tattica di reparto e collettiva. Nelle categorie maggiori, l'insegnamento del marcamento invece viene inserito all'interno di esercitazioni di tattica di reparto e di tattica collettiva, spesso aderenti alla propria strategia adottata in gara e rispetto anche a quella degli avversari. In linea di massima, più si gioca vicino alla propria porta, più sarà ravvicinato il marcamento rispetto all'avversario. Questo concetto viene reso ancora più estremo nelle situazioni di palla inattiva. Con palla lontana rispetto alla nostra porta, al difendente sarà data la possibilità di allentare leggermente la marcatura, questo per garantirgli una maggiore capacità di lettura della situazione. In situazione di palla lontana, sarà importante per il difensore garantire una corretta copertura dello spazio palla-porta.